Salve a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi faremo una recensione di un prodotto un po' diverso dal solito. Normalmente non parliamo mai di cellulari, computer nel nostro canale, ma il video di oggi è un prodotto un po' diverso ed è proprio questo che ho in mano. iPhone 12 Pro Max. Sì, perché in questa versione Max Apple ha deciso di spingere al massimo la versione camera. E visto che nel nostro canale si parla di fotocamere, appunto, andiamo ad analizzarla, ma non un'analisi del cellulare, questo ci sono tanti canali che lo fanno. Non parleremo di schermo, processore e così via, ma ci concentreremo soltanto sul comparto fotografico di questo telefono, che è veramente non male. Passiamo ora ad analizzare quindi il comparto fotografico di questo telefono. Ci scusiamo fin da subito per la qualità delle riprese, sono state girate in casa per via appunto di questo Covid, essendo in zona rossa. Sono riprese appena fuori dalla scatola, quindi non abbiamo ancora avuto modo di testarlo bene. È giusto una prima impressione per farvi vedere il feeling appena tirato fuori con appunto questa fotocamera, perché definirlo smartphone è quasi riduttivo. Quindi le riprese non sono, non andremo ad analizzare il Dolby Vision, non andremo ad analizzare tanti aspetti un po' più tecnici, ci limiteremo a un'analisi generale del prodotto, soprattutto in vista del futuro, rilascio del software che introdurrà il presentato da Apple, ma non ancora disponibile, formato Apple Pro RAW, che porterà lo scatto RAW all'interno del software del telefono. Quindi poi il test vero e proprio, più approfondito e sicuramente montato e girato meglio di quello che state per vedere, sarà fatto con il software che potrà sfruttare il massimo delle capacità di questo camera phone. Ok, andiamo quindi a testare la fotocamera ultra grandangolare e grandangolare in un video 4K a 30 frame per secondo, per ora non ci spingiamo a 60. E andiamo a vedere come questo qui è il sensore ultragrandangolare. Vediamo nell'area qua di sinistra che il rumore ISO in realtà è parecchio evidente. Però proviamo a passare alla 1x e guardiamo il file come diventa più pulito, molto più pulito. Ok, l'unica luce in questa stanza in questo momento è questa lampadina che sono poco luminose e molto gialle e questo pannello softbox. Quindi la luce è molto gialla, ma nonostante questo vediamo che il bilanciamento del bianco è praticamente perfetto. Qui vediamo invece come la stabilizzazione, questa è solo ottica, su un grandangolo molto buona. La lente normale, la stabilizzazione è di tipo meccanico sul sensore ed è veramente impeccabile, oltre alla qualità del file essere incredibile. Però si vede invece qua, ecco, vedete il passaggio tra la lente 1x e il 2x come, e lo 0,5x come va a peggiorare la qualità. Guardiamo però, tac, come proprio il dettaglio è differente tra le due camere. Andiamo anche a vedere come se la cava il bokeh. Adesso siamo con la lente normale, quindi il 26 mm. E il sensore più grosso crea comunque uno stacco interessante, quindi non sta utilizzando la modalità ritratto, anche perché siamo appunto in video. Ma devo dire che l'autofocus, grazie anche al sensore LiDAR, è veramente precisissimo. Guardate, anche andando molto sotto, come è veloce e come tiene bene. Stabilizzatore perfetto. E il bokeh, appunto, per essere comunque soltanto hardware, quindi non c'è nulla di software che in questo momento sta agendo, è molto interessante. Per quanto riguarda la modalità foto, molto carino che esternamente all'immagine ci fa vedere l'area dello scatto che potremmo guadagnare utilizzando la lente ultragrandangolare. Eccolo qua, vediamo che appunto questa parte qua che prima era esterna, ora è stata inserita nell'immagine. Qua qui, idem col 2,5x ci fa vedere l'area che invece avremo nell'1x. Qua invece andiamo ad attivare e disattivare la famosa modalità notte, che è quella funzione che permette di allungare il tempo di scatto e quindi catturare più luce anche in bassa luminosità. E lo possiamo andare a regolare noi passando da no, quindi scatto veloce,
automatico, quindi il telefono, in base a quanto rileva il movimento della mano, fa un tempo più o meno lungo, o se no posso andare a allungarlo. In questo momento è su un cavallettino, quindi automaticamente può andare a allungare. Per la luce che vede in questo momento riesce anche, non so se riuscite a vederlo, a arrivare a un secondo. Passiamo alla videocamera interna, nulla da dire, anche qua la qualità è veramente ottima e la modalità notte è molto interessante anche in questa fotocamera interna, che ci permette di avere un eccellente livello di dettaglio anche con poca luce. Ed eccoci qua, questo è un filmato realizzato dalla videocamera interna, 4K 30 frame per secondo, lo schema di luci è lo stesso che abbiamo prima, quindi una lampadina a bulbo di quelle stile antico sopra di me, molto calda, e un pannello alla mia sinistra un po' più forte che mi illumina anch'esso abbastanza caldo come luce. Nonostante questo, la luce che sta catturando devo dire essere molto buona. Proviamo a spegnere il pannello e limitarci ai bulbi sopra. Alexa, spegni pannello sala. Ed ecco qua che scende molto il buio, la stanza diventa parecchio buia, ma il software vedo che comunque sta gestendo bene la ripresa. Noto un aumento di rumore qua nelle parti dietro di me, ma è comunque accettabile. Carina anche la possibilità di zoomarci un po' di più o un po' di meno nella modalità selfie, appunto. E sempre qua vediamo che adesso che è molto buia la stanza, perché appunto ho spento la luce alla mia sinistra e ho soltanto una piccola lampadina sopra di me, si è attivata questa modalità selfie, da modalità notte selfie, che dura un secondo di scatto. Proviamolo. Beh, sulla camera frontale cos'altro aggiungere? Oltre all'effetto anche modalità ritratto, anche sulla frontale, grazie al sensore che utilizza anche per il Face ID, e anche la possibilità di andare attraverso questo pulsantino qui a selezionare il grado di diaframma che vogliamo utilizzare e con esso sfocare più o meno la mia faccia. Analizziamo la modalità ritratto, che può essere sia sull'1x che sul 2x, in questo caso la lente è il nostro famoso 65 mm e devo dire che la precisione con cui va a fare lo scontorno anche intorno ai capelli grazie al sensore LiDAR è veramente veramente ottima. Ma tra tutti i test quello che mi ha decisamente più sorpreso è questo. Valentina in questo momento è illuminata solamente dal suo telefono, guardate, addirittura se inquadro direttamente senza passare dallo schermo dell'iPhone neanche si vede, è buio pesto. E l'iPhone, come potete vedere qua sulla sinistra, ha avuto sottoesporre di 2V, altrimenti era troppo luminoso. Sottoesponendo di 2V, ok, utilizza la modalità lungo scatto, dura 3 secondi, ma cattura Valentina nel buio più totale, se non lo schermo del suo cellulare che la illumina. Veramente uno scatto incredibile. Nonché l'autofocus è riuscito a agganciarla grazie al sensore LiDAR in una frazione di secondo, cosa che la Canon invece non riesce minimamente a fare. Oh, sì, si inizia a intravedere. Devo però aprire molto il diaframma e salire molto con gli ISO per riuscire a intravederla. Ma come potete vedere l'autofocus ci ha messo un po' di più. Con le impostazioni della camera con un ISO molto più basso non riusciva minimamente a catturarla. Un'altra cosa molto carina è la modalità panorama, che ci permette di utilizzare anche la lente ultra grandangolare. Quindi possiamo fare un panorama gigantesco sfruttando la camera da 13 mm, oppure anche un panorama molto molto più ravvicinato utilizzando la camera da 2,5, appunto. Questo mi piace. Ci spostiamo all'esterno per analizzare qualche scatto all'aperto, giusto per testare un attimo come va. Partiamo con un forte controluce per vedere come gestisce le luci e la resistenza ai flare. Sul grandangolo direi ultra grandangolo e grandangolo direi bene, sul tele notiamo ancora un po' di flare, però in misura ridotta rispetto ai precedenti generazioni di iPhone. Pure questa scena, forte contrasto,
cielo molto, molto luminoso e con tante nuvole, invece casa un po' più scura, soprattutto la parte dell'ingresso del vietto con diverse ombre, e devo dire anche qua gestita molto bene in termini di gamma dinamica. Passiamo in ultimo a una situazione un po' più difficile. Queste foto sono state croppate al 130% per poter coprire l'intera visione 16 noni del video. Eppure qua una condizione per vedere le tre varie lenti, come si comportano in una condizione appunto di luce non altissima perché siamo già verso il crepuscolo, con una forte sorgente di luce in centro che è il fanale posteriore della macchina, per vedere pure qua come gestisce e se brucia o no le alte luci, e si è comportato abbastanza bene. Un altro scatto all'interno di una macchina per vedere qua l'ultra grand'angolo, quindi col 13 mm più largo di tutti, come gestisce pure qua forte contrasto esterno della macchina e interno della macchina, e nulla da dire. E poi una prova di un dettaglio con la lente tele, in questo caso del cambio della macchina, per far vedere l'incisione della lente, che devo dire, per essere comunque un telefono con un sensore piccolo e un gruppo ottico compatto, devo dire un'ottima incisione.